Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il vostro Spirito. Questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità, fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso nella città santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce, per essere partecipi della sua risurrezione. Però dobbiamo riuscirci attraverso la grazia che mediante i riti della settimana santa il Signore ci dà, perché da soli non possiamo fare niente. Quando furono vicini a Gerusalemme e giunsero presso Betfage, verso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate nel villaggio che vi sta di fronte, subito troverete un'asina legata e con essa un puledro, scioglieteli e conduceteli a me. Se qualcuno poi vi dirà per che cosa, risponderete: il Signore ne ha bisogno, ma li rimanderà subito. Ora questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato annunziato dal profeta: dite alla figlia di Sion, ecco, il tuo re viene a te, mite, seduto su un'asina, con un puledro figlio di bestia da soma. I discepoli andarono e fecero quello che aveva ordinato loro Gesù. Condussero l'asina e il puledro, misero su di essi i mantelli ed egli vi si pose a sedere. La folla numerosissima stese i suoi mantelli sulla strada. Egli ha messo pace nei suoi confini, e la strada compio di momento, manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. Uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro:
Questa notte per tutti voi sarà un giorno di scandalo. Sta scritto infatti, perboderò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, mi precederò anche a te. Pietro gli disse, se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai. Gli disse Gesù, in verità io vi dico, questa notte prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Pietro gli rispose, anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un potere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli, sedetevi qui, mentre io vado là a pregare. E presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro, la mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate qui. Andò un poco più avanti, piatto in faccia a terra e pregava, dicendo, Padre mio, se è possibile passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come tu vuoi tu. Poi venne dai discepoli, li ritrovò addormentati e disse a Pietro, così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo, Padre mio, se questo calcio non può passare via senza che io beva, si compia la tua volontà. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto tra i servi per vedere come sarebbe andata la morte. I capi dei sommi sacerdoti il silenzio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due e affermarono, costui ha dichiarato, posso distruggere il tempio di Dio e ricostruire il tempio. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse, ma Gesù faceva. Allora il sommo sacerdote gli disse, ti scongiuro per il Dio di bene di dirci se sei tu il Cristo. Gli rispose Gesù, tu l'hai detto, anzi io vi dico d'ora in mezzo e Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto,
chiese loro Pilato. Ma allora che farò di Gesù, chiamato Cristo? Tutti risposero: sia crocifisso. Ed egli disse: ma che male ha fatto? Essi allora gridavano più forte: sia crocifisso. Pilato, visto che non teneva nulla, anzi, e il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi. E tutto il popolo rispose: il suo sangue ricada su di noi e sul nostro figlio. Allora rimase in libertà per loro Barabba, e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la torre. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scandato, gli intrecciarono una corona di spine e gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: salve, re dei giudei. Sputandogli addosso, gli torsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli misero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggere. Mentre uscivano, incontrarono un uomo vicino chiamato Simone e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo del ricordo, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fieno. Egli lo assaggiò, ma non ne volle più. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti, tirandole a sé. Poi seduti, gli facevano la croce. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto dalla sua bocca: costui è Gesù, il re dei giudei. Allora, di fronte a Gesù, che è venuto per salvarci dal male, cioè dal peccato, dalla morte, e quindi da una vita senza senso, noi invece cosa abbiamo fatto? Dopo averlo accolto, magari per Natale siamo un po' più buoni o più disponibili a fare un po' di meno, poi anche noi per meno siamo dentro quella storia della passione. Allora dobbiamo interrogarci: nei personaggi della passione chi sono io oggi? Io mi chiedo, sono Giuda, perché io sono uno dei 12 come lui. Oppure siamo come Pietro, e si è pentito, lo ha tradito, ma si è pentito. Ma della folla che lo ha accolto come oggi, trionfante, poi ha detto crocifiggi, ci siamo anche noi dentro lì, e ci siamo ogni volta che noi non facciamo la sua volontà, e ci lasciamo mettere, convincere da quelle persuasioni che nel mondo circolano. Allora ragazzi, vedi, oggi è un giorno importante perché comincia la grande settimana santa, che culmina con giovedì, con l'istituzione dell'Eucaristia, la lavata dei piedi, poi venerdì la celebrazione della Passione, la Via Crucis, che sembra una cosa bella, ma sul piano sacramentale la celebrazione della Passione del Signore è molto più importante. Poi sabato sera, sabato notte, la grande vigilia pasquale, col battesimo, con la benedizione del fuoco, con l'ascolto abbondante della parola di Dio e con la celebrazione dell'Eucaristia. Allora, noi dobbiamo capire che stiamo vivendo un momento molto difficile. È il momento della crisi economica di tutta l'Italia e dell'Europa e del mondo. Siamo andati tutti, almeno molti di noi, da Papa Francesco, che ci ha accolto, ci ha benedetto, ci ha incoraggiato. Lui ci ha incoraggiato a dire però due cose: attenzione, bisogna che noi
rifusiamo ad intraprendere, a cogliere, a mettere in campo tutte le nostre potenzialità, ma anche a mettere in campo la solidarietà. Cristo, proprio la sintesi, è la verità di Dio che è entrata nella storia e ha messo dentro di noi tante potenzialità per poter esprimere al meglio le risorse anche economiche necessarie perché il mondo possa avere il pane ogni giorno. Ma il guaio è che manca la solidarietà, ha detto il Papa. È una parola quasi diventata una parola così, detto così il Papa. E rischiamo di metterla via dal vocabolario, perché questo è la vera causa. Perché il lavoro da solo deve essere dignitoso, perché è la base di tutto. La base di tutto è il creatore e il lavoro è la continuazione della creazione per realizzare, carissimi fratelli e sorelle, quella passione che Cristo oggi ci ha annunciato, ma che noi passato dall'egoismo che si deve trasformare in amore fino a dare la vita per gli altri. Bisogna che noi che riusciamo a realizzare proprio questa dimensione di un cristianesimo inserito dentro la storia, ma un inserimento che non rinnega né Cristo né l'uomo, perché Cristo si è fatto uomo. Però se vogliamo aiutare questo mondo a venire fuori dalle pastoie del peccato, dalle conseguenze del peccato, dobbiamo seguire Gesù, prendere la sua croce ogni giorno e seguirlo. E noi sappiamo, il peso della croce diventa leggero se noi lo